L'Italia non finirà mai per la mancanza di meraviglie, perché è un luogo nel quale, come per magia, per un incanto particolare, nel corso dei secoli si è prodotta qualità e bellezza. A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da Fata Renzina e il magico lago della Prenestina. Favolosi e favolose, siamo al centro di Roma e dietro queste mura c'è un tesoro da paura. Vi sto per raccontare la storia strepitosa di un laghetto Pulcini e una vecchia fabbrica, la Snia Viscosa, in cui i casali già nel 1920 tante donne tessevano con i macchinari, ma la crisi del settore chimico arrivò e negli anni 50 il proprietario tutto abbandonò. Un costruttore con tanti soldini, il dottor Antonio Pulcini, abilmente il parco riacquistò. Negli anni 90 iniziò a costruire un centro commerciale e scava che ti riscava che toccarono il fondale, l'acqua vergine di Bulicante iniziò a sgorgare. Attenzione, per errore si creò un lago naturale. Pulcini continuò a speculare. Un Ateneo della Sapienza, una piscina per i mondiali e quattro grattacieli voleva ancora costruire. Cercare in tutti i modi di spingere l'amministrazione a portare avanti l'esproprio. Nel 2014 Pulcini fu fermato e il lago è sopravvissuto perché lottarono molte persone e un gruppo musicale scrisse questa canzone. Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro. Ma attenzione, che questo sembra un lieto fine. Il parco è stato liberato, sì, ma dal comune abbandonato. E quindi mi dispiace, ma la gente ancora non tace. Il comune in effetti ha abbandonato il parco, si vede soltanto due volte a settimana per svuotare i cestini, i secchi della spazzatura. Per il resto facciamo tutto noi con attrezzature autofinanziate, che significa un decespugliatore, forza di braccia e tanta buona volontà. Nadia, qual è il tuo desiderio? Il mio desiderio sarebbe che ci fosse una maggiore presenza. Sono stati stanziati 500.000 euro l'anno scorso, appunto, che è stato poi quello che effettivamente ha creato il parco, che però non sono mai arrivati. Il mio desiderio è che i soldi andassero dove è importante che vadano, cioè verso la gente, la qualità della vita. Che storia fenomenale, Marino si è dimesso e Pulcini è indagato per mafia capitale. Ma io sono la Fata Renzina, ecco a voi il gran finale. Noi siamo qua a fare un video perché insomma su questo parco che è stato liberato, no? Però è stato anche abbandonato. Come funziona? Come mai è stato così abbandonato? Mi pare che negli ultimi anni l'amministrazione comunale abbia avuto qualche problema. Lei contribuirà a questa cosa del Cercherò, sono un parlamentare eletto a Roma e farò tutto quello che posso. È una promessa, diciamo. È un impegno oltre che una promessa. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.